Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Beppe Severgnini e la retorica. Io sono qua al bar, cari amici, sono qua al bar, è il bar dei cinesi, mi ci trovo tanto bene, cari, è diventato un po' un mio ufficio. E qua mi posso leggere gratis anche i quotidiani, anche i Corriere della Sera, sia cartaceo che online. E io sono appena andato sul website del Corriere della Sera e trovo un articolo di Beppe Severgnini, che è una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera. Ovviamente Beppe Severgnini si butta sull'argomento, uno degli argomenti principali del giorno, la tragedia di Lampedusa, no? Di tutti coloro che cercano scampo dalle guerre africane venendo in Europa, e per venire in Europa di solito passano per Lampedusa. Certo, sono tragedie orribili. Ecco, il titolo è Il muro europeo dell'indifferenza. Bello articolo, bello, tanto bello questo articolo. Poi l'articolo termina pure con un elogio al Presidente della Repubblica. Si deve elogiare un Presidente della Repubblica, 88 anni, che malinconia, abbiamo bisogno di un uomo di 88 anni che ha sperimentato dove conduce l'apatia europea, per ricordarci l'evidenza. E insomma, però Beppe Severgnini ci fa questa bella predica, capito? Una bella predica quella di Beppe Severgnini, però Beppe Severgnini non ricorda ai suoi lettori, ai lettori del Corriere della Sera, ma questo vale per tutti i quotidiani, che lo Stato italiano contribuisce con il pubblico denaro a tenere in piedi l'editoria. Ci sono i contributi statali all'editoria, vanno messe queste cose. Per esempio, con i contributi che lo Stato versa all'editoria, e si potrebbe far del bene ai profughi, si potrebbe far del bene. Poi, relativamente al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si potrebbe dire una cosa semplicissima, e cioè che il Quirinale costa molto di più della Casa Bianca. Forse Beppe Severgnini se l'è dimenticato questo. Cioè, il Quirinale costa all'erario statale molto, molto, molto più della Casa Bianca. E sì che la Casa Bianca riguarda la nazione più potente del mondo, con circa 300 milioni di abitanti. Il Quirinale ci costa di più della reggia inglese, del Regno Unito. Questa è la retorica, cari amici, questa qua è la retorica. Lui piange qua, scrive il suo bel predicozzo, ma si dimentica delle cose sostanziali, e cioè che lo Stato potrebbe fare molto di più per quelli che fuggono dalle guerre, se lo Stato potesse utilizzare i soldi che versa l'editoria, li potesse utilizzare per i profughi. E se il Quirinale in proporzione costasse come la Casa Bianca o come la reggia inglese? Questa si chiama retorica. Ma cosa volete farci? Beppe Severgnini è una grande firma, è una delle firme d'oro, capito? Vabbè, cari amici, credo che ci siamo capiti, Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.